Con i 2 anni dell'anniversario del lancio appunto del trailer di Hytale e con la promessa di grandissime news all'orizzonte, in questo video discuteremo di alcune possibili bombe che potrebbe sganciare l'iPixel su Hytale. Vediamo se alla fine questo 2020 potrà portare qualcosa di positivo, ma positivo nel senso buono, non nel senso vabbè abbiamo capito. Ma prima di fare questo vi ricordo che in descrizione potete trovare moltissimi altri video su Hytale belli, pronti e profumati che aspettano solo voi. Insieme a loro troverete anche i link dei social e del forum di Hytale Italia, portale con cui collaboro se mi seguite da, diciamo, parecchi video su questo argomento. Insieme a loro trovate anche la pagina Instagram di Gaia's Lament, che saluto e ringrazio come sempre. Detto ciò, se voleste droppare anche un like ne sarei molto molto contento, l'apprezzerei, e effettivamente magari considerate pure l'idea di iscrivervi se siete nuovi al canale. Tutto questo per rimanere ovviamente sempre aggiornati. Credo che l'uscita di un mega blog post possa essere quantomeno possibile, con l'annuncio del magari tanto blasonato e richiesto Combat System. Ah, tra l'altro trovate il link in alto a destra e in descrizione del video che facemmo a suo tempo su questo argomento, perché già noi l'abbiamo trattato un po' sul canale. Tuttavia, un bel e ufficiale approfondimento sulle armi, tra cui spade, spadone, asce, non lo so, poi magari anche i moveset di questi ultimi, i materiali più preziosi per il crafting di armi e armature. Anche delle magie sarebbe figo vedere nel concreto però. Mi intriga sapere come si casteranno più che altro gli incantesimi nel loro complesso. Un approfondimento magari sui tomi magici, sui catalizzatori, ovvero i bastoni. Anche la spada di fuoco che ci viene sempre mostrata, mi piacerebbe vedere qualcosina in più pure su di lei. Magari scoprire qualcosa. Sarebbe anche figo un bel blog post sulla lore del mondo di gioco, o quantomeno comunque del rapporto magari tra Gaia e Varin, insomma qualcosina, mostrando anche magari alcune zone di Orbis che, come sappiamo, non sono neanche ancora state mostrate tutte, quindi di fatto mi piacerebbe scoprire le ultime quantomeno. In classico stile E3, quindi una sberla di gameplay da 20 minuti. Boh, io penso che sverrei se succedesse una cosa del genere. Cioè, boh, assurdo. Magari con tutti gli aggiornamenti del caso. Dagli sprite grafici inediti, magari pompati, a nuove animazioni, eccetera, eccetera. Una fase di gameplay dove magari appunto si passa da una zona all'altra di Orbis. E perché no, analizzando e vedendo anche dal vivo tutte le cartoline da Orbis che ci vengono mostrate ogni venerdì sul Twitter di iPixel, di Hytale in realtà più che di iPixel, e che noi vediamo una volta al mese sommariamente sul canale. Magari nuovi mobs anche, sai che figata. Sappiate già che se effettivamente potesse verificarsi questa possibilità, quindi un bel gameplay bello succoso, bello ciozzo, noi lo analizzeremo sotto ogni aspetto qui sul canale e avrà la priorità su molti contenuti. Il chiacchieratissimo Content Creator Program. Si è parlato molto di questo argomento, avendo però pochissimo di confermato al 100%. Come detto, ci sono tante teorie su Reddit in merito, ma veramente poco è stato confermato. Si tratta comunque di un programma per i creator, come era facile intuire. Quindi in generale persone che realizzano dei contenuti sul gioco, non lo so, video, live, mod, più che altro, ed effettivi mod pack ad esso collegate, vabbè, robe di questo tipo, anche tecniche del gioco. E la gestione di questo programma è qualcosa di molto particolare per Hytale. C'è da dire che sono pochissimi i giochi che hanno un'interattività analoga. Allora, su due piedi mi viene in mente un COD, un Fortnite, ma anche lì non è che hanno una cosa così approfondita, cioè COD e Fortnite hanno magari il codice, no, che puoi inserire sul... non so, riscal, come si chiama, quando tu compri, no, sullo store, una piccola percentuale viene poi dopo anche data al creator, se utilizzi chiaramente il codice del creator, cioè di fatto finisce lì. Qui su Hytale però si vocifera che potrebbe essere qualcosa di grandioso e mai visto prima. Per ora sembra che i creator possano avere una sorta di verificato, tutto questo perché abbiano un nome unico, no, in modo che la gente possa evitare di fregare il nome. Cioè, per esempio, io avrò il mio nome se effettivamente potrò
potrò magari, non lo so, entrare dentro a questo CC program, come magari sezione YouTube, sezione Twitch. Sarebbe figo, cioè nel senso, io se si potesse pagare uno per farlo lo farei. In ogni caso mi aspetto che prima o poi venga anche annunciato a pompa magna questo programma e che venga quantomeno spiegato a grandi linee che cosa può fare prima magari dell'uscita del gioco, della beta o dell'alfa magari, così da chiarire effettivamente una volta per tutte questa cosa, già pensando magari allora a cosa si potrebbe realizzare. Ebbene sì, signori miei, volendo si potrebbe anche pensare ad una data ufficiale per la possibile closed alpha, anche se, ripeto, si parla di alpha, non di beta. Mostrare questo elemento il giorno stesso dell'anniversario del, appunto, del trailer di lancio di Hytale avrebbe un che di romantico. Potrebbe essere possibile, potrebbe essere attendibile, poco probabile, questo ancora noi non lo sappiamo. In ogni caso mi aspetto qualcosa anche lì, almeno magari un assaggio, qualcosa. Me l'aspetterei comunque chiusa e per pochissimi creator, gente che possa effettivamente dare una grande pubblicità al gioco in sé per sé, così anche da non incasinare troppo i server con troppa gente, per dire. Oddio, spererei di essere inserito anch'io in questo programma per potervi portare dei contenuti, e soprattutto perché, come detto, stiamo ovviamente coprendo questo gioco da veramente tanto tempo ormai, quindi magari c'è, cioè, dei trascorsi ci sono. Mentirei se vi dicessi che non mi piacerebbe essere inserito dentro, ma di fatto capirei le scelte dell'Hypixel se magari decidessero effettivamente di affidarlo ad uno Stepney o ad un Favij, per dire. Io farei lo stesso se fossi loro, ha molto senso come cosa, anche perché servirebbe a far conoscere questo gioco alla massa italiana che ancora, come detto, a livello di community non è partita. Cioè all'interno dell'alfa non mi aspetto che venga inserita nella story mode, nel multiplayer. Multiplayer non ha minimamente senso magari vedere alcune meccaniche del gioco, è un alfa alla fine, cioè ancora prima della beta. Soprattutto anche magari potrebbe servire ai model maker per farsi un'idea di quello che è il gioco, di quelli che sono gli asset, di quelli che sono appunto tutta l'architettura in sé. Come detto, potrebbe servire anche a loro già per buttare qualche idea, cosa si potrebbe fare, cosa non si può fare ora come ora, bim bum bam eccetera, comunicando magari direttamente con l'Hypixel, così da poter magari partire con il release date del gioco quando uscirà, appunto in questo 2021, con già belli carichi. Possibile, molto molto possibile anche questo aspetto. Magari qualcosa di un po' più lungo dal trailer di annuncio, con una bomba finale proprio lì, già me la vedo. La data di lancio della beta o del gioco, magari verso primavera 2021 o estate, o magari primo periodo autunnale. Immaginatevi che casino mediatico potrebbe succedere da questa cosa. Già mi vedo pubblicità ovunque, gente che inizierà a trattarlo dalla mattina alla sera. Oddio, mi piacerebbe molto a livello di community, perché appunto crescerebbe, quindi in realtà non è che ci vedo niente di male in tutto questo. Non sto veramente nella pelle proprio al solo pensiero, e anche perché probabilmente vedremo un cambiamento qui su YouTube, ho idea, ma non solo come noi di canale, ma proprio come gente che porta contenuti. Concludendo il video, è possibile che alcune cose mostrate proprio all'interno del video che abbiamo appena guardato, alcuni elementi, come detto, possono essere annunciati insieme, nel senso che potrebbe essere possibile avere un mega blog posto con all'interno la data dell'alfa e magari un nuovo trailer o qualcosa del genere, quindi più elementi che vi ho detto prima separatamente uniti. Sono veramente in hype per questa cosa, perché, detto, secondo me succederà qualcosa. Ditemi comunque qua sotto cosa ne pensate. Sono curioso di leggervi tutti. In ogni caso, bolidi miei, grazie per essere state qui con me. Noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti.